chiamiamo Mario Lavarra, presidente FIAIP dall'89 al 95. Quindi eccolo un altro qui. Pezzo della storia della federazione, no? Anche perché devi sapere, Andrea, che siamo rimasti in tre. Ora, se ci fosse una band, canteremmo una canzone, no? Siamo rimasti in tre. Ecco. Mario è stato presidente per lungo tempo, il più giovane presidente della federazione, e quindi tu hai tanto da raccontare, ma a questo punto non lo fa Andrea, sennò poi ti innervosisci e non va bene com'è. Ti invito alla brevità e ti invito dal podio a dirci la nostra. Grazie. Gentili colleghi, signori ospiti, sono veramente lusingato di essere qui con voi oggi, perché proprio questi 40 anni li ho visti quasi tutti. Credo che addirittura ci riportiamo a un anno prima della fondazione della FIAIP, quando mi sono iscritto a una certa ONAI. È stato il primo tentativo dei nostri fondatori di creare un'associazione. Erano evidentemente dei soggetti che operavano sul mercato dell'intermediazione, ma che sentivano l'esigenza di non essere soli. Come abbiamo sentito prima, la necessità di un'associazione che un anno dopo, appunto esattamente 40 anni fa, divenne associazione in Toscana, Viareggio. E vorrei proprio ricordare intanto quel Bruno Romagnoli che ha firmato i primi tesserini e che si è prodigato insieme a Florio Pieraccini di Viareggio, credo fosse, che hanno voluto creare una situazione nuova. Non c'era da migliorare uno status professionale, c'era da crearlo. È evidente, io stesso avevo 25 anni e mi ritrovavo nella situazione di voler capire dove stavo andando. Mi iscrissi immediatamente. Poi la FIAIP la rividi qualche anno dopo e entrai su suggerimento di uno che è rimasto mio amico professionalmente e naturalmente anche fuori dall'ambiente professionale della FIAIP, che è Gigi Busanel, che mi scovò a Vicenza e entrai ben presto anche nel Consiglio nazionale. Ma non è la mia storia che devo raccontare, quanto quello che ho cercato di vivere in questi anni. E l'associazione l'ho vista nelle sue tre fasi, diciamo, la fase della fondazione, la fase della strutturazione e la fase poi finale, che è questa, cioè quella dell'ottenimento dei risultati che ci siamo prefissi allora. Ma allora dobbiamo andare a vedere le fasi che mi hanno investito come presidente, ma prima ancora come segretario nazionale. Ricordo Rino Barile quando ci portò il primo borsino. Se abbiamo visto dei telefoni strani primi, il borsino veniva stampato con il ciclostile, molti lo ricorderanno, che era uno dei pochi strumenti economici per poter fare delle copie. Dunque siamo veramente agli albori. Qualche anno dopo, quando ci fu data una responsabilità, quella appunto della strutturazione dell'associazione, abbiamo capito che avevamo sulle spalle un grosso impegno. Nicolò Minetti ci ha portati fino all'89, e nell'89 proprio nacque questa legge che avevamo auspicato fin dal 76. Signori, sono stati percorsi 13 anni per cercare di ottenere una buona legge, ma così non è stato, perché evidentemente abbiamo cercato immediatamente, anche dopo. Ricordo il primo incontro che abbiamo fatto a Padova, allo Sheraton, dove ci siamo riuniti un po' tutta Italia per capire che legge fosse. Eravamo in 600. Eravamo fiduciosi di poter capire che una normativa doveva esserci di aiuto per qualcosa. E siamo andati avanti, comunque con
l'allora dirigenza, Busanel per l'appunto, poi Zamberletti, poi Mara Cassano e Marinella Fasano, abbiamo in 3 anni cercato questa strutturazione e abbiamo messo in piedi quella che è la base che poi si è protratta negli anni. Quella base organizzativa che già Minetti aveva portato avanti con la strutturazione delle regioni, perché in tutte le regioni ormai la FIAIP era vigente, per cui struttura sicuramente nazionale, ma devo ricordare che immediatamente dopo ci siamo allargati anche nell'ambito dei servizi. Una cosa credo che importante sia, nel momento in cui cercavamo di dare anche un po' di garanzie a questo agente immobiliare, ci siamo inventati l'assicurazione facoltativa che qualche anno dopo, anzi 10 anni dopo, è diventata obbligatoria per legge. Nel 91 appunto abbiamo fatto questo, ma siamo entrati nella CEI, che è l'organizzazione europea dell'immobiliare, e siamo riusciti sempre nel 91 a ottenere il contratto di lavoro, unico strumento di settore degli agenti immobiliari, per appunto la concertazione sindacale. E allora siamo diventati anche sindacato. In un attimo è evidente, questa era la nostra occasione per destare una nuova attività nell'ambito associativo. E vado avanti dicendo che mancava un tassello in assoluto, ed era quello della crescita professionale. Abbiamo creato un ente di formazione nazionale che è riuscito a darci degli elementi conoscitivi comuni che evidentemente ci hanno portato a questa crescita. Poi via via con la presidenza di Luciano Passuti siamo cresciuti ancora nell'ambito della comunicazione, ma già avevamo conquistato anche i giornali, avevamo conquistato la televisione, eravamo riusciti a far capire che la FIAIP c'era e siamo diventati anche di riferimento per molte organizzazioni che guardavano appunto ai consumatori in modo particolare, dovrei dire. Ma io devo anche ricordare come siamo nati nell'ambito associativo in aggregazione con Confedilizia. Noi siamo stati ospitati in via Pisanelli proprio dalla Confedilizia, alla presidenza di Corrado Sforza Fogliani. Prima ancora c'era un presidente ligure che in qualche modo ci ha fatto concentrare sulla necessità di vedere l'obiettivo, oltre che quello dell'agente immobiliare, anche quello della casa. Ed è così che noi abbiamo strutturato, evidentemente, abbiamo portato avanti le relazioni sindacali e anche le relazioni politiche, perché abbiamo imparato a capire che per riuscire ad ottenere una normativa che fosse adatta al nostro status professionale bisognava chiaramente lottare, e stiamo ancora lottando nonostante la variazione del 2011. Io credo che in questi anni abbiamo portato avanti una serie di attività che ci hanno premiati dal punto di vista della crescita. La formazione che abbiamo poi abbinato alla Confederazione Europea dell'Immobiliare ci ha dato l'opportunità anche di andare fuori dal nostro paese. Siamo riusciti ad andare a copiare quello che facevano altre nazioni nell'ambito professionale degli agenti immobiliari per individuare quelle che potevano essere le strade di crescita. E lì abbiamo chiaramente imparato a lavorare insieme. Lavorare insieme è stato
per molti di noi un impegno, ma è diventato un impegno pressoché locale. All'origine devo anche ammettere che volevamo anche combattere quel franchising che non sarebbe stato dell'idea di portarci a una elevazione professionale vera. Lo vedevamo più un business commerciale piuttosto che altro, ma poi i tempi sono cambiati. Ma ci siamo imbattuti in moltissime altre problematiche. Quali sono state? Le problematiche di oggi, le problematiche che riguardano sempre l'abusivismo. L'abusivismo che credevamo fosse combattuto quando noi lo chiamavamo evidentemente abusivismo perché ci sono delle attività, c'erano delle attività, ci sono ancora in qualche caso, che volevano sviluppare la nostra attività senza essere iscritti. C'è stato poi l'abusivismo interno ed è quello che in questo momento sta crescendo. Sta crescendo perché un soggetto iscritto a ruolo crea un'azienda e si serve di una serie di soggetti non iscritti. Ed ecco che qui non andiamo più d'accordo. E allora devo ricordare che ai tempi, parlo del 94-95, la consulta interassociativa che è fatta dalle tre maggiori organizzazioni degli agenti immobiliari, FIAIP, FIMA e ANAMA, si ritrovano e per la prima volta cominciano a dialogare e continuano sulla strada della crescita, ma non c'è stata quella univoca azione che ci ha portati a demolire quelle che sono state le intenzioni peggiori di chi la professione non la voleva far crescere, ma anzi il contrario. E pertanto, quando parliamo di banche, la FIAIP raccomanda, forse un po' di più di raccomanda di non collaborare con determinate banche che svolgono l'attività di mediazione. Ma ci sono altre associazioni nazionali che invece oggi auspicano questo tipo di collaborazione. E allora non ci siamo proprio. Noi dobbiamo guardare adesso al futuro e in futuro c'è da lavorare moltissimo. Ed è appunto un monito ai giovani che ho conosciuto nella mia strada professionale e associativa, e in questo caso ho visto che i giovani sono molto più perspicaci nel comprendere che le cose devono cambiare in fretta. Io vorrei concludere questa piccolissima panoramica manifestandovi la mia soddisfazione di aver aderito a questa associazione e di aver portato avanti una certa attività. Ma quando mi si chiede quale sia stata la migliore soddisfazione, devo proprio dire che è stata la conoscenza di tutti quei colleghi che in tutta Italia hanno potuto operare con me, ma tra di noi. E devo dire che è stato importantissimo portare avanti anche situazioni organizzative di vario genere, ma la cosa più importante è stata l'amicizia che in anni dove serve evidentemente capirsi abbiamo risolto problematiche professionali attraverso il rispetto reciproco. Bene, io ho conosciuto persone abili, brave, e come diceva prima il testo che abbiamo visto, e anche disponibili per riuscire a condividere un'attività che è sempre cresciuta. Ma quando mi si dice: ma quanto hai dato tu alla FIAIP? Io non riesco a rispondere. L'unica cosa che so è che ho molto di più ricevuto. Grazie. Grazie, grazie Presidente Lavarra. Caro Mario, è chiaro che
farsi premi a vicenda non è molto, no? Però io penso che questa spilla d'oro del quarantennale te la sei meritata tutta. Grazie per tutto quello che hai fatto per tutti noi. Grazie. Grazie. Allora.